di questi giorni il caso di una dipendente di 33 anni che lavorava in un istituto di credito a Padova. Dico lavorava in quanto, dopo aver pubblicato alcuni commenti su Facebook, è stata costretta a dimettersi. Ecco i messaggi incriminati che hanno portato alla sospensione. Ha un nome la patologia di certi uomini responsabili della selezione del personale che fanno colloqui solo a ragazzine di 19 anni con un fisico da modella e gli occhi da cerbiatta? Poi vi è un secondo messaggio che recita: gli uomini sono fatti così, se sei bella per loro sei bravissima, hai valore e sei piena di meriti, punto. E poi stiamo qui a parlare di meritocrazia, ma dai! Le donne dovrebbero mandare a fanculo il mondo maschile e il politically correct e prendersi quello che spetta loro. Pochi giorni dopo, rispetto alla pubblicazione di queste frasi su Facebook, arriva puntuale il provvedimento disciplinare nei suoi confronti, con una sospensione di 5 giorni. Al termine di questa misura disciplinare, la donna viene convocata nell'ufficio del superiore, il quale, pochi giorni prima, pare avesse disimpegnato un colloquio di lavoro con una giovane ventenne. Dopo richiami e critiche, la dipendente subisce così un'ulteriore umiliazione di fronte ai colleghi: essere sbattuta fuori dal suo ufficio. La storia si conclude nell'unico modo possibile, il versamento di un corrispettivo per la rinuncia obbligata al posto di lavoro. Molti potranno commentare se l'è cercata, la prossima volta non scrive certe cose su Facebook. Voglio fare una premessa. Come ho espresso in molti video, non amo questa cultura in stile Grande Fratello, dove ogni cosa viene annunciata al mondo, dal problema intestinale della sera precedente al gatto che ha fatto la pipì in giardino. Nonostante questo, sono un fautore della libertà personale, quindi ciascuna persona è pienamente libera di esternare i propri pensieri, dove e come vuole. Si deve altresì considerare che, fino a prova contraria, non sono stati fatti nomi o cognomi, o riportati luoghi all'interno degli interventi, quindi il post non è configurabile in alcun modo come un atto di diffamazione. Certo, le affermazioni della donna, tralasciando alcune generalizzazioni, sono per di più pienamente condivisibili, in quanto anche nella politica osserviamo come sempre più spesso, in virtù probabilmente anche, ma non solo, delle frequenti apparizioni televisive a cui sono costretti, e nell'usare questo termine sottolineo il sarcasmo, i nostri politici, la scelta ricada su donne di bella presenza. Naturalmente la bellezza può essere accompagnata dalla qualità, ma sulla base di ciò che risulta facilmente osservabile, credo la qualità sia considerata al pari di un ingombrante orpello del tutto superfluo. Tornando comunque al discorso principale, credo un datore di lavoro senza coda di paglia al più avrebbe richiesto un dialogo con la dipendente per, in maniera pacata, chiarire e comprendere il suo sfogo, rassicurandola magari. La punizione, invece, ritengo sia, oltre ad un sopruso e ad una ammissione di colpa, anche un comportamento arrogante ed ignorante di un capo incapace che non riesce a gestire una situazione, dando così all'episodio ulteriore risonanza. Questo accadimento, penso, offra diversi spunti di riflessione, palesando gli eventuali limiti che avrebbe ancor più il mondo del lavoro, eliminando ulteriori forme di protezione garantite ai lavoratori. Infatti è da mesi
che riecheggia questo attacco, più o meno velato, all'articolo 18. La libertà di parola e di espressione, che già in questo semplice caso ha mostrato come possa risultare terribilmente fastidiosa a chi comanda, verrebbe probabilmente intrappolata sotto le sbarre del ricatto e della minaccia in assenza di tutele. Vogliono farci credere che queste ultime siano un impedimento per l'ingresso nel lavoro di tanti giovani, per convincerci che sia giusto toglierle. Ma in realtà, e questo episodio ne è un'ennesima dimostrazione, sono la nostra unica possibilità di lavorare, permettendoci il lusso, tra virgolette, di alzare ancora la testa e di non strisciare come lombrichi alla mercé di una squallida offerta elemosinata di sopravvivenza. Gli episodi di chi, forte del suo potere, cerca di ottenere vantaggi, compiendo scelte mosse dalla raccomandazione o da un secondo fine, sono frequenti, soprattutto in questo paese, e so che la sfiducia nasce spontanea, ma è giusto ribellarsi e far sentire la propria voce, e questo non attraverso un social come Facebook, ma nella giusta sede. Con questo vi saluto, amici deviati, e se vedete un'ingiustizia e non sapete come comportarvi, beh, contattatemi pure, la mia accetta è sempre ben affilata. In senso figurato, naturalmente. Ciao!